Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti nel canale più bello di YouTube Italia. Esagerato! Marionetta Matta è il canale che si occupa di disegno, quindi se voi siete amanti del disegno siete nel posto giusto. L'argomento dell'anno è come creare un fumetto e nella fattispecie stiamo parlando di inchiostrazione. Inchiostrazione, tu Mari! Questa è una cavolata, però volevo farla, mi piaceva proprio. Comunque, in questo video vi farò vedere altri metodi per poter inchiostrare le vostre illustrazioni, i vostri disegni, i vostri fumetti, tutto quello che vi pare. Prima di cominciare con il tutorial, lo sapete, da un po' di tempo a questa parte stiamo facendo qualche piccolo contest interno sotto forma di commento da mettere proprio qui sotto ai miei video. La scorsa settimana dovevate creare una filastrocca che avesse come parola, come rima, la parola inchiostrare. E questo che comparirà adesso è il vincitore della scorsa settimana. Grazie a tutti per aver partecipato. Devo dire che siete stati molto fantasiosi, per certi versi addirittura poetici. Ottimo lavoro, davvero. E nel contest di questa settimana vi invito a fare un'altra cosa, sempre creativa, sempre fantasiosa, perché la creatività, la fantasia fa parte dell'arte in generale, anche del disegno. Quindi vorrei che vi inventaste un Pokémon che avesse come caratteristica principale l'inchiostro. Scrivete quindi in un commento qui sotto il nome del vostro Pokémon e inventatevi le caratteristiche, sempre che debbano ruotare intorno all'inchiostro. Come sempre, quello che riterrò più interessante, più simpatico, gli metterò un bel like, un bel cuoricino, lo metterò in primo piano rispetto agli altri commenti e la prossima settimana lo mostrerò al pubblico in uno dei miei video. Quindi divertitevi ad inventare il Pokémon che ha come caratteristica l'inchiostro. Come lo utilizza questo inchiostro? Da dove gli esce? Dove ce l'ha? Lo utilizza per difendersi o per attaccare? Inventatevi qualcosa. E poi, se andate proprio in fissa, come si dice dalle mie parti, potrete anche trasformare in disegno e postarlo nella mia community di disegno, quella chiamata Disegniamo Insieme a Marionetta Matta. Trovate il link nelle info di ogni mio video. Spero di aver stimolato un pochino la vostra creatività. Direi che possiamo cominciare con il tutorial. Bene, ci troviamo sul nostro tavolo creativo, c'è da dire una cosa, io ho creato prima l'illustrazione, quindi questo video, e adesso sto registrando in post-produzione, quindi l'audio che sentite non è direttamente collegabile alla mano, ok? Sto registrando in post-produzione semplicemente perché all'inizio questo disegno non doveva rientrare nella lezione del venerdì, però effettivamente ho pensato che potesse essere interessante sfruttare questa illustrazione perché è creata tutta con l'inchiostro. Chi segue le mie live sa benissimo che questa in realtà è l'illustrazione che ho chiesto per il contest che abbiamo fatto questo mercoledì. Dovevate semplicemente creare un gatto nero gigante, praticamente delle fattezze di un cavallo, e uno stregone o una streghetta sopra, e quindi ho voluto partecipare anche io disegnando Tesh con questo outfit un po' da stregone e questo gatto nero. Colgo l'occasione per poter fare appunto un tutorial sull'inchiostrazione, il terzo per la precisione. Nel primo vi ho spiegato tutti gli strumenti che io utilizzo per poter inchiostrare, nel secondo vi ho spiegato come si utilizzano i pennini giapponesi, Maru Pen, G-Pen, e anche l'importante utilizzo di creare modulazione nel tratto, cosa fondamentale se si vuole inchiostrare un disegno. Ecco, molto spesso alcuni di voi mi chiedono consigli su come inchiostrare, proprio perché si rendono conto che magari disegnano un'illustrazione, un fumetto, e finché lo fanno a matita gli viene benissimo, poi però si rendono conto che quando ripassano tutto con l'inchiostro il disegno in qualche modo va a perdere e non riescono a capire perché. Il motivo è molto semplice: perché se non si sfrutta la modulazione del tratto, quindi non si va a giocare con la larghezza del tratto, purtroppo il disegno diventerà molto piatto e questo andrà a togliere forza al disegno stesso. In questo caso i pennini giapponesi ci sono di aiuto, nella fattispecie state vedendo il disegno con il G-Pen. Il G-Pen è fondamentale per l'inchiostrazione perché ci permette
chiaramente di ottenere un tratto molto largo se andiamo a premere sul foglio, invece se ci andiamo leggeri il tratto sarà molto più fino. Potete vedere la modulazione proprio sulla creazione del tratto del gatto. Allora qualcuno potrebbe pensare: a questo punto a cosa mi serve lo strumento MaruPen se con il G-Pen io riesco a modulare? Il motivo è molto semplice, perché il G-Pen non arriverà mai a un tratto così fino così com'è il MaruPen, e quindi tutti gli elementi molto piccoli e super dettagliati conviene sempre farli con il MaruPen, perché altrimenti con il G-Pen si rischierebbe di poter aumentare troppo il tratto e quindi creare una sorta di papocchio. Ecco, infatti, come avete potuto vedere, il volto di Tesh io l'ho disegnato proprio con il MaruPen. Erano elementi molto piccoli e quindi andavano fatti con un pennino adatto. Successivamente ho ripreso il G-Pen perché, insomma, gli elementi fini, piccolini, erano stati fatti ormai, e quindi sono potuto tornare a lavorare un po' sulla modulazione del tratto. Un altro argomento importante è la creazione di linee che ci permettono appunto di andare a creare un po' l'ombra ma anche il vissuto, e quindi di arricchire ulteriormente il disegno. Infatti potete vedere l'orecchio del gatto: all'interno dell'orecchio io sono andato a creare delle striscettine, e in quel caso quindi ho sfruttato queste strisce per poter rappresentare l'ombra, mentre sull'avambraccio di Tesh, quello in primo piano, potete vedere altri tipi di striscettine che servono più che altro per creare una sorta di texture sul bracciolo. Come vi ho detto anche nella scorsa lezione, è importante che siate rilassati quando inchiostrate, non siate troppo rigidi, perché altrimenti purtroppo la vostra tensione si trasmetterà sulle linee, e poi il lettore o chiunque si trovi dall'altra parte e vedrà il vostro disegno in qualche modo lo percepirà. Il terzo strumento che ho utilizzato è il Fude Pen, questo pennellone che ci permette di poter inchiostrare con un tratto molto intenso. Come vi ho spiegato anche nella scorsa lezione, il Fude Pen serve proprio per andare ad arricchire il disegno quando ci sono grandi porzioni di nero da dover sfruttare. Non è facilissimo utilizzare il Fude Pen perché, appunto, essendo una punta a pennello, si rischia di non riuscire a disegnare esattamente quello che vogliamo, magari si esce un pochino ai margini, non si è molto precisi. Quindi fate molta attenzione quando utilizzate il Fude Pen. Come in tutte le cose, comunque, è una questione di pratica e nel tempo vi abituerete. Ma il Fude Pen serve anche per arricchire il tratto ulteriormente, qualora ci rendessimo conto di volere un tratto molto più intenso di come lo abbiamo creato con il G-Pen. Il G-Pen arriva fino a un certo punto con la modulazione, poi possiamo sfruttare appunto il Fude Pen. Ora, poiché dovevo disegnare un gatto nero, avevo bisogno di colorare con una grande quantità di inchiostro. È vero, il Fude Pen ci aiuta in questo, però non mi andava di scaricarlo completamente, e allora si può utilizzare un sistema molto semplice che fa il suo sporco lavoro, ovvero prendere un pennello. In questo caso ho preso un pennello che utilizzavo per gli acquerelli, e intingendo il pennello direttamente nell'inchiostro sono andato ad inchiostrare grandi porzioni. Vi consiglio di utilizzare anche voi questo metodo perché è il più semplice quando appunto si deve disegnare utilizzando parecchio nero. Come potete vedere, una volta completata l'inchiostrazione si tenderà a vedere appunto la striatura del pennello stesso, però tutto questo si può eliminare tranquillamente in fase di fotoritocco, quindi quando questo disegno sarà scannerizzato e portato sui vari programmi digitali. Cominciate a entrare nell'ottica di trasferire i vostri disegni anche sui programmi digitali come Photoshop, perché è assolutamente fondamentale riuscire alla fine del nostro disegno, della creazione manuale, poter fare qualche piccola color correction, qualche modifica qua e là, il clean up e tutte cose che in digitale veramente richiedono poco tempo. La resa finale sarà totalmente diversa, sarà molto migliore. È un po' come quando si scatta una foto e poi dopo si passa con i filtri di Instagram e alla fine esce fuori qualcosa di spettacolare semplicemente utilizzando il fotoritocco. Una volta asciugato il nero, ho preso l'inchiostro bianco. Vi ricordate, nella prima lezione di questo argomento dell'inchiostrazione vi avevo detto che avevo anche un inchiostro bianco. L'inchiostro bianco è utilissimo per poter creare delle texture sul nero, quindi un po' di effetti. Come state vedendo, io adesso sto disegnando, insomma, delle striscettine che
rappresenterebbero un po' il riflesso di questi peli del gatto. Ovviamente è una roba stilizzata, perché nella realtà non potrà mai accadere una cosa del genere, però mi piaceva rappresentare in questo modo il pelo del gatto, e quindi l'ho potuto fare semplicemente utilizzando il bianco. Quindi il mio consiglio è quello di poter comprare anche voi un inchiostro di china bianco. Quello che ho è della Winsor & Newton, è un barattolino piccolo, ci fate un sacco. L'ho pagato semplicemente 3,90 euro, l'ho comprato da Vertecchi, un negozio molto importante di Roma, si trova proprio a ridosso di Via del Corso. Il bianco mi serve anche per poter tirar fuori elementi che si sono un po' fusi tra loro con il nero, come ad esempio le ciglia di questo gattone, che erano un po' scomparse con il nero delle orecchie. Ebbene, proprio attraverso il bianco le ho potute tirar fuori nuovamente. Oppure anche gli stivali di Tesce, come potete vedere, era nero su nero, e attraverso il bianco io sono riuscito a tirarli nuovamente fuori. Attraverso l'utilizzo di strisce incrociate si possono creare anche dei bei giochi di luce, quindi sta veramente alla vostra fantasia, sperimentate il più possibile, anche se poi magari una cosa non vi verrà proprio perfetta come volevate voi, però vi servirà come arricchimento personale. Arriverà il momento in cui sicuramente quelle informazioni vi torneranno utili. Bene, il video finisce qui, come sempre vi rimando a domani, perché sabato, ogni sabato nella mia community di disegno esce il nuovo contest di disegno. A proposito, questi sono i vincitori del contest di mercoledì. Grazie come sempre per aver partecipato numerosi, vi rimando al contest di domani. Quindi domani mattina uscirà il nuovo contest e poi avrete fino a mercoledì per poter creare la vostra illustrazione. Poi mercoledì sera alle 19 farò la live in cui mostrerò tutti i vostri disegni e andremo a vedere chi riuscirà a sopravvivere al Death Note. Troverete le regole per partecipare direttamente nel post che inserirò domani, ripeto, nella community Disegniamo Insieme a Marionetta Matta. Il link della community lo trovate nelle info di ogni mio video. Quindi ho detto proprio tutto, vi saluto, vi abbraccio forte, disegnate, divertitevi, soprattutto con l'inchiostro che dà belle soddisfazioni, eh? Ci vediamo la prossima settimana, ragazzi, un bacio a tutti i matti del mondo. Muah!